Buongiorno a tutti. Cercherò di darvi delle suggestioni e spiegarvi in qualche modo il discorso relativo alle procedure cosiddette flessibili. Ovviamente riprenderò dei concetti che ha già affrontato il collega. Quindi i principi che conducono l'amministrazione a scegliere le procedure flessibili invece che quelle ordinarie, che sono la procedura aperta e ristretta. Dopodiché passeremo all'esame di alcune problematiche relative a queste procedure flessibili, che sono la competizione con negoziazione, con bando, che è nient'altro che la trattativa privata, conosciuta nel precedente sistema, il dialogo competitivo, il partenariato, che viene usato per le ipotesi di appalti tecnologici, e trattativa privata senza bando. Farò un cenno anche ai sottosoglia, ai contratti sottosoglia e alla problematica legata ai contratti sottosoglia. Un'amministrazione perché la domanda principale è come sceglie la procedura di gara. Chi lavora nelle amministrazioni ha un problema fondamentale, che è quello di comprendere quale sia il percorso valutativo da affrontare prima di finalizzato alla scelta della procedura di gara. E questo, vedete, è un tema essenziale, perché fa dipendere la legittimità o meno di una decisione da parte della pubblica amministrazione. L'amministrazione, ad esempio, sceglie di optare per una procedura negoziata invece che per una procedura aperta. Questa scelta può essere sindacabile. Così come è sindacabile, badate bene, anche la scelta se adottare o meno un criterio, cioè quello del prezzo o quello basato unicamente sul prezzo, quello basato sulla qualità, quindi offerta tecnica e prezzo nel contempo. La questione è stata affrontata dal legislatore europeo e dal legislatore nazionale con due imprinting fondamentalmente a sé diversi. Questo perché soprattutto nel legislatore europeo c'è stata sempre l'idea che la scelta di una procedura di gara da parte dell'amministrazione deve fondarsi esclusivamente su valutazione di tipo economico. Di tipo economico, cosa intendo per valutazione di tipo economico? Se un mercato è più o meno maturo per far sì che la scelta dell'operatore privato sia affidata a procedure rigide o a procedure flessibili. Quindi, come vedremo, nel caso di procedure di mercato immaturo, il legislatore europeo ha da sempre optato e preferito per l'adozione di procedure flessibili, mentre nel caso di mercato maturo, intendo maturo in cui ci sia una disponibilità di molti operatori, ad esempio a fornire determinati beni o servizi o lavori, facciamo esempio di lavori di semplice costruzione di strade o di edifici civili,
appalti fondamentalmente in cui ci sono una varietà di operatori e l'amministrazione è anche in grado di sapere quello che vuole, è in grado di definirlo in un progetto, ad esempio. Mentre ad esempio nel caso di appalti aventi ad oggetto forniture di beni tecnologici, di particolare specificità, il mercato potrebbe essere maturo, nel senso che ci sono pochi operatori in grado di fornire quella data prestazione e anche l'amministrazione non è in grado di conoscere bene, è in grado di capire quali siano le sue esigenze, ma non è in grado di capire appieno i beni e i servizi che sarebbero in grado di soddisfare quelle esigenze. Anche la dottrina giuridica quindi ha affrontato il discorso, la dottrina giuridica più evoluta e più autorevole negli ultimi anni ha affrontato il discorso delle gare approcciandolo con i criteri e i principi economici. Qui vi ho fatto una breve rassegna del principio di equivalenza dei CRI. Forse ve ne hanno parlato negli incontri precedenti. Vicri era un premio Nobel per l'economia e ha fatto studi sulle aste per capire quale meccanismo, quale procedura di gara sia migliore tra questi. Asta all'inglese, cioè offerte palese al rilancio, asta al miglior prezzo, in busta chiusa, che è la tipica procedura che è utilizzata nelle pubbliche amministrazioni, asta alla seconda migliore offerta in busta chiusa, chi vince si aggiudica l'appalto, chi fa l'offerta però ha le condizioni del secondo. Asta all'olandese, il banditore indica un prezzo iniziale, lo riduce progressivamente sino a che uno dei concorrenti non lo interrompe aggiudicandosi l'oggetto a quel prezzo. Ora, vi ho fatto uno schema molto rapido, non possiamo andare sullo specifico perché non è il nostro mestiere dovendo affrontare qui temi giuridici, però ci basti dire che il principio di equivalenza ha scoperto che alla fine queste modalità di procedura si equivalgono. Ma quando si equivalgono? In un mercato ideale. In un mercato ideale in cui ci sono una serie di condizioni. Un mercato in cui ci sia uguale neutralità al rischio dei candidati. Provate a pensare ai mercati reali, dove un'impresa piccola sarà più avversa al rischio, ad esempio, di un'impresa grande che ha la possibilità di ammortizzare, eventualmente di fare un'offerta più rischiosa, più bassa, per aggiudicarsi l'appalto. Quindi già questa prima condizione rende impossibile il fatto che tutte quelle procedure di cui si è parlato siano uguali. Perché? Perché probabilmente in un sistema in cui gli operatori abbiano un diverso atteggiamento verso il rischio è possibile avere una gara efficiente quando non c'è l'offerta a busta chiusa. Quindi quando gli operatori tra di loro si osservano, vedono quanto ha offerto uno e riescono a capire come orientare la loro offerta. Simmetria informativa. Dobbiamo pensare che nelle gare il grosso problema è data dalla simmetria informativa, asimmetria. Non tutte le imprese hanno le stesse informazioni per fare una data offerta. Quindi impossibilità di attuare quel principio di Vicri proprio perché è stato dimostrato sulla base di una condizione invece di simmetria informativa tra tutti i candidati.
asta valori privati. Questa è la terza condizione. La stima personale, la valutazione del bene di ogni concorrente è indipendente a prescindere dalle informazioni e conoscenze delle stime altrui. Cioè il valore dato a quel bene è uguale da parte di tutti i concorrenti. Offerta con natura monodimensionale, ossia ad esempio un'offerta basata solo sul prezzo, ma noi sappiamo che oggi c'è la possibilità che l'amministrazione faccia, anzi il codice orientato per un utilizzo del criterio dell'offerta più vantaggiosa, quindi le offerte non sono orientate a determinare la migliore offerta solo sul prezzo, ma anche sulla qualità, e quindi il principio di equivalenza di CRI è inattuabile proprio perché le gare hanno un sistema diverso. Assenza di collusione. In quel teorema, che è bellissimo, però è bello nella sua astrattezza, nel concreto non attuazione, ci deve essere un'assenza di collusione tra gli operatori. È possibile nel sistema attuale? Dalla mia esperienza, non molto. E poi sfocia in episodi e fattispecie a rilievo penalistico, e quindi cosa ci fa dire questa analisi? Che è di tipo economico, e questa è la cosa abbastanza sconvolgente nel settore degli appalti, che non tutte le procedure sono uguali, sono ugualmente efficienti, perché quindi la scelta della procedura sia legittima deve essere orientata verso l'efficienza. Mi dite, ma è una valutazione di tipo economico quasi che deve fare il giudice? Se guardiamo la normativa europea, tutte le norme sono orientate affinché l'amministrazione divenga un soggetto, il compratore pubblico si specializzi, si acquisisca conoscenze dal punto di vista economico e faccia una scelta coerente, una scelta di procedura coerente con il mercato. Per questo ci sono le valutazioni dello stato del mercato prima di fare a monte, prima di fare una determinazione che mi porterà a scegliere la procedura. Per questo è stata rinforzata nel nuovo codice la programmazione che prima non esisteva una programmazione molto dettagliata negli appalti di lavori. Col nuovo codice ci si è resi conto che in realtà anche per gli appalti di servizi e di forniture di beni, l'amministrazione deve a monte fare una programmazione in grado di determinare il fabbisogno, valutare i mercati, fare valutazioni economiche sul mercato di determinati beni o di determinati servizi, e dopodiché potrà scegliere in maniera coerente il tipo di procedura. Quindi è importante la procedura, e la scelta potrà essere legittima, fondata, solo nel momento in cui l'amministrazione fa tutta una serie di valutazioni di tipo programmatico e di tipo economico importanti. Quindi, soluzione scelta della procedura. La procedura di gara allora deve tendere a riprodurre il mercato reale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le procedure elastiche di cui parlerò sono procedure che possono essere utilizzate e hanno un buon risultato nel momento in cui c'è un mercato immaturo. E poi vedremo in che cosa consiste, la direttiva ci dirà che cos'è un mercato immaturo. Quando c'è un mercato maturo invece ci sarà una preferenza per la procedura aperta o ristretta.
ho scritto la dottrina a cui ho tratto le riflessioni proprio per evitare, no, di... Caratteristiche di mercato, del mercato immaturo, necessità di apprendimento. Sia il compratore che il venditore privato hanno necessità di apprendere. Apprendere che cosa? Si tenga conto che nella negoziazione e nel dialogo competitivo, che cosa fanno l'amministrazione e gli operatori economici? Svolgono in un certo senso uno studio l'uno dell'altro. Nella negoziazione si parte da un'offerta iniziale, l'amministrazione prende cognizione di tutte le offerte che ci sono sul mercato per avere una risposta a quel suo bisogno e inizia a... Ne sa poco l'amministrazione, perché in realtà si tratta di beni e servizi oppure lavori non disponibili immediatamente sul mercato, perché ovviamente se si tratta di soluzioni immediate l'amministrazione fa una procedura aperta ristretta, invita i soggetti che sa che gli possono offrire quel dato bene, quel servizio e quell'appalto che l'amministrazione ha ben chiaro che servirà per il suo bisogno e lo aggiudica a chi offre meglio. Invece nel mercato immaturo anche il compratore piano piano si avvicina all'idea di come adempiere, di come riuscire a rispondere al suo bisogno confrontando tra di loro le offerte iniziali, e inizia dall'offerta iniziale una negoziazione molto libera da procedure, in cui l'amministrazione inizia a dire: vabbè, confrontando l'offerta iniziale di uno, ti chiedo, la tua è carente rispetto a quest'altra. Iniziamo a trattare, e c'è una sorta di concetto di mobilità delle offerte iniziali, che poi c'è anche, emerge nella giurisprudenza, che è ignoto rispetto alle procedure tradizionali, dove l'offerta si cristallizza al momento iniziale. Come aveva accennato il collega, tra l'altro, nelle procedure elastiche c'è sì questa contrattazione tra compratore pubblico e privato, però ci sono, sono delle contrattazioni parallele. Non c'è una multilateralità per cui i vari operatori conoscono l'offerta dell'altro. Quindi in un certo senso c'è una colmata la simmetria informativa tra compratore pubblico e acquirente e singolo acquirente, ma non quella tra i diversi operatori, tant'è che ci sono norme che evitano anche che un compratore abbia informazioni rispetto all'offerta dell'altro. Una cosa del genere, quindi una simmetria informativa totale, si ha invece nelle aste elettroniche, che non tratteremo, però vi invito a dare un'occhiata alla norma sulle aste elettroniche, in cui in realtà il concorrente rilancia nel meccanismo di modificazione continua dell'offerta, rilancia e conosce anche degli altri valori dati dagli altri concorrenti. Qui nell'asta elettronica veramente si attua un principio di simmetria completa. Nel bando si può stabilire anche che chi gareggia sappia gli altri valori, oltre alla sua posizione, che è, diciamo, una informazione necessaria che caratterizza l'asta elettronica, quindi sapere se mi trovo secondo, terzo, se il bando lo stabilisce può anche sapere che valori hanno dato gli altri.
Cosicché voi capite che in questo tipo di gare, ad esempio, c'è una simmetria informativa totale. Ora, normativa. La normativa europea è andata sempre verso, ha affrontato la materia delle gare sempre in quest'ottica. Scelta della procedura, scelta economica, quindi preferenza di efficienza e efficacia della procedura. C'è stata una preferenza per le procedure elastiche, perché la direttiva anche recente, che ha dato luogo alla stura del nuovo codice, tiene presente che l'obiettivo della scelta della procedura di gara è quello di ottenere risultati di aggiudicazione in appalti soddisfacenti. Voi capite che se io devo aggiudicare un appalto di servizi tecnologici in cui le imprese in realtà non sanno bene a che prezzo possono fornire quel bene, proprio perché una tecnologia recente, ad esempio, scegliere una procedura ristretta a busta chiusa o una procedura aperta a busta chiusa con l'impossibilità di modificare induce l'operatore, specie quello non avverso al rischio, a non partecipare neanche. E quindi all'amministrazione rimangono solo gli operatori, ad esempio più grossi, che hanno la capacità eventualmente di fare anche un'offerta rischiosa. E voi capite che una scelta di questo tipo di procedura restringe il mercato ed è contrario al principio di concorrenza che invece l'ordinamento europeo ha sempre portato avanti nella normativa. Allora, cosa succede? Succede che in questo tipo di mercati l'ordinamento europeo dice la scelta migliore è la procedura elastica, perché il concorrente, anche poco avverso al rischio, vede le offerte degli altri, contratta nel mentre con l'amministrazione, anzi quello che vede le offerte degli altri no, solo nell'asta elettronica, ma più che altro riesce a contrattare con l'amministrazione i vari elementi dell'offerta. Allora dice, le procedure elastiche portano a risultati di aggiudicazione di appalti soddisfacenti. La scelta della procedura dunque deve seguire questo obiettivo e la procedura negoziata va favorita in alcuni casi, nei casi di mercato immaturo. In base all'esperienza pregressa, questo è un traslato di un considerando della direttiva, il ricorso alla negoziazione con pubblicazione del bando appare idoneo ad ampliare il mercato unico, avendo avuto tale procedura una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. La direttiva dice, guardate che la procedura negoziata con bando, perché poi è un discorso diverso, va fatto per quelle senza bando, ha una percentuale di successo elevata. Tra l'altro, nell'esperienza notate che cosa accade spesso? Che nelle offerte a busta chiusa, le classiche, spesso le imprese arrivano, mi è capitato, e dicono, avvocato, ma io non ce la faccio a fare l'appalto con questo prezzo così basso, mi sono letteralmente ammazzato per aggiudicarmelo, però non ce la faccio a farlo. E allora cosa succede? Contenziosi, varianti, quindi vi rendete conto che spesso la scelta della procedura rigida dà luogo ad appalti inefficienti. Non è una scelta astratta, questi discorsi che sembrano astratti di tipo economico sono invece molto concreti, perché se un appalto non nasce bene e nell'esecuzione ci sono tanti problemi, di problemi che portano ritardi, perché l'impresa ha tirato sul prezzo, non è più in grado di tirare avanti, e allora il tema è, avvocato, posso recedere? L'amministrazione tarda a fare il contratto, sì, ti si escamotage, no, per tirarsi via dal contratto.
Quindi la direttiva orienta a scegliere la procedura negoziata quando, non è, quando l'amministrazione non è in grado di definire mezzi, le soluzioni tecniche progettuali che possono soddisfare le esigenze. Si può trattare i beni, servizi, soluzioni progettuali, ma anche di delle condizioni finanziarie. Non è in grado di determinare il prezzo, ad esempio, perché non sa bene, non conosce bene il tipo di contratto. Torno a ripetere, soprattutto in quei contratti in cui c'è una componente tecnologica sviluppata. Quindi non vi è nel mercato una soluzione tecnica immediatamente disponibile, mentre si ha ben presente l'esigenza. Allora intervengono figure come progetti innovativi, sistemi e progetti a rete, finanziamenti complessi. Visto che l'amministrazione non ha una soluzione progettuale, asimmetrie informative, è necessario dialogare o negoziare con gli operatori del mercato. Una notazione: la normativa, il nuovo codice, porta le amministrazioni verso la strada di organizzarsi per fare progetti. Non a caso è sparita la figura dell'appalto integrato, no? Perché? Perché il legislatore spinge l'amministrazione a progettare o anche in outsourcing, facendo concorsi di progettazione, e poi una volta che ha bene idea del progetto partire con la gara di lavori. In alcuni casi limitati può fare una gara di progettazione esecutiva, mettendo a bando il progetto definitivo congiunta con lavori, però sono solo quei lavori e quelle forniture, quei servizi di tipo tecnologico. Quindi solo in quei casi la progettazione può essere portata congiuntamente, può essere messa a gara, progettazione esecutiva coi lavori. Perché questo breve riferimento al cambio, alla soppressione dell'appalto integrato? Proprio perché non prendete sul serio alla lettera, non prendete alla lettera questo fatto che non ha una soluzione progettuale. In un certo senso tutto deve partire da un'idea progettuale dell'amministrazione. Ok. Sulle procedure negoziate il legislatore europeo quindi si rende conto che vanno incoraggiate. È necessario che le amministrazioni dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura di appalto che prevede la negoziazione. È noto che l'utilizzo di procedure non negoziate porta a risultati di aggiudicazioni e appalti non soddisfacenti, e questo l'abbiamo detto. Quindi la negoziazione dovrebbe permettere di migliorare le offerte, e nel contempo la procedura permette alla stazione appaltante di determinare correttamente la propria domanda, perché negoziando l'amministrazione può capire bene cosa vuole anche. Può rendersi conto nel corso della negoziazione che è meglio, ad esempio, preferire un dato tecnico di una fornitura piuttosto che un altro. Ma come può venirla a sapere in una procedura rigida? Lo può venire a sapere. Quindi l'unico sistema procedurale è questo. Quindi determina correttamente la propria domanda anche attraverso una migliore conoscenza del mercato. Ordinamento nazionale. Ora, questa questione è affrontata diversamente. Il legislatore nazionale, per scelte, per contingenze politiche, ha preferito sempre i sistemi rigidi. Perché? Perché c'è l'illusione che con un sistema rigido, intendo per sistema rigido procedura aperta o ristretta, buste chiuse, immutabili, eccetera, eccetera, ci sia la possibilità di controllare di più i soggetti che svolgono le gare, quindi minore rischio di corruzione. Tutta la normativa, anche in materia di scelta e di preferenza per l'offerta al maggiore ribasso, è stata sempre orientata per limitare la discrezionalità dell'amministrazione.
Nelle procedure negoziate c'è un'ampia discrezionalità, perché io posso contrattare, ma posso valutare in maniera più aperta rispetto alle procedure ristrette o aperte in cui c'è una rigidità. E quindi c'è stata una preferenza per le procedure rigide. Mi ricordo il contrasto che ci fu nell'ambito della legge Merloni, quando si guidava l'amministrazione alla preferenza, anzi all'esclusività del prezzo più basso, e quindi la Comunità Europea ci censurò e disse no, anche l'offerta economicamente più vantaggiosa, seppure lascia più discrezionalità a chi fa le gare di valutare chi è la migliore, deve essere anzi una strada per la scelta delle offerte migliori, non deve essere assolutamente limitata né tantomeno preclusa. E allora le norme di riferimento, andando all'osso, sono queste. Mi riferisco ovviamente alle procedure elastiche: procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza pubblicazione di bando, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione. Vi premetto già che non c'è una grandissima differenza tra le procedure di cui al 62, 64 e 65. Forse la 65, che è una nuova figura introdotta dal legislatore europeo, è quella più innovativa, un po' diversa, perché c'è anche la possibilità di recedere dal contratto da parte dell'amministrazione, è una possibilità più ampia. Però come procedura sono piuttosto simili. Lo schema, come vedremo, è offerta iniziale, negoziazione, offerte finali, quindi si chiude la negoziazione, e aggiudicazione. Per cui ci sarà da dire non tantissimo sul meccanismo. Un discorso a parte invece il 63, procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, perché vedete qui c'è una deroga al principio di concorrenza, e quindi anche il legislatore europeo è restrittivo su questo. Presupposti per la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo sono medesimi e risiedono nell'articolo 59,2 del codice. Presupposti delle procedure: seppure c'è una apertura verso le procedure negoziate, il codice stabilisce i presupposti, che sono proprio quelli che vi ho detto, sono dei presupposti non tanto di tipo giuridico, ma presupposti di tipo economico, che fondano la legittimità della scelta negoziata su una scelta corretta, su una valutazione corretta del mercato. Quindi cosa ci dice la norma? In realtà la procedura negoziata può essere scelta quando c'è una complessità dell'oggetto. Quindi c'è tutta questa serie di ipotesi che vi dà comunque un quadro di quando c'è una complessità dell'oggetto. L'amministrazione non può soddisfare le proprie esigenze attraverso soluzioni immediatamente disponibili sul mercato. Questa è una formula, immediatamente disponibili sul mercato, che ricorre anche un po' vaga, voi direte. E B, implicano l'esigenza di progettazione o soluzioni innovative. C, sussiste l'esigenza di negoziare in relazione a circostanze di complessità, impostazioni finanziarie e giuridiche del contratto a causa dei rischi connessi. Di specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente previsione con riferimento ad una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune. Quindi si va anche nel cuore del bene che l'amministrazione vuole acquistare, delle cui caratteristiche l'amministrazione non è in grado di sapere bene, e quindi si ribalta l'incertezza informativa, la simmetria informativa sul mercato, e dice giocatevela voi operatori,
vediamo cosa mi offrite. E incomincia la trattativa. Quindi fa riferimento a caratteristiche oggettive del mercato oppure caratteristiche del bene o del servizio del lavoro oggetto della gara. La seconda ipotesi sono le ipotesi di cui al 59,3 c'è una novità, quindi irregolarità o inammissibilità, c'è la novità riferita alla questione dell'informativa della procura. Nella norma, se noi vediamo, la lettera, il comma 4, lettera B, dice: sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. In realtà è un'ipotesi tutta nazionale, no? Chissà perché. La nostra vita è determinata dalla corruzione, cioè la normativa sugli appalti è determinata da fenomeni corruttivi e quindi tutta la normativa, anche come vi dicevo prima, mi colpisce perché anche la scelta delle procedure ristrette, non negoziato, rigide o flessibili, proprio sulla corruzione fa. Voi mi direte, il funzionario pubblico, ma poi lo esaminerete quando parlerete di responsabilità amministrativa e di Corte dei Conti, conviene non rischiare e scegliere la procedura rigida invece che imbarcarsi nella procedura negoziata. E questo è il ragionamento. Ma dovete capire che è più la percezione del rischio che poi in realtà le notizie di reato che arrivano a citazione in giudizio alla Corte dei Conti. Se leggete le pubblicazioni più recenti che hanno esaminato i dati in relazione alle notizie di reato per quanto riguarda i contratti pubblici, si arriva a una condanna nel 2% rispetto alle notizie di reato, una notizia della procuratore, quindi all'avvio della procedura innanzi alla Corte dei Conti. Poi Gabriele Bottino ne parlerà forse in un incontro, ha scritto una pubblicazione basata tutto sui dati, sulla percezione del rischio dell'amministratore pubblico. Esaminando, continuando la questione, e quindi su questa informativa della procura si è mossa la dottrina e quindi in maniera critica, dicendo che il divieto, questo discorso sulla irregolarità della gara è restrittivo rispetto al divieto di golden plating, che divieto di introdurre livelli di regolamentazione superiori alla normativa europea. Per quanto riguarda le altre irregolarità e inammissibilità, vi invito a leggere la norma, ma sono offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, anormalmente basse, quindi un'ipotesi in cui il mercato è maturo, un'altra ipotesi in cui la procedura rigida ha fallito e quindi si presume che il mercato sia immaturo, quindi c'è una presunzione, visto che la procedura rigida ha fallito, c'è una presunzione che il mercato sia immaturo. E allora l'amministrazione è legittimata ad accedere alla procedura elastica, alle procedure elastiche. Quindi la nuova gara negoziata deve riprodurre le condizioni contrattuali originarie per evitare pratiche elusive. Questo è da veramente tenere
tenerlo come oro, non è neretto, però la mettere in neretto e tornassi indietro. Qua c'è tutta la normativa sui sottosoglia. Qua non si aprire, non si apre una porta, si aprirebbe un portone. Cerchiamo di riassumerlo. Vi ho riportato la norma sugli appalti sotto soglia, perché in realtà la norma richiama la possibilità di adottare le procedure flessibili. Lettera B, per appalti, per affidamenti di importo superiore, pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e servizi, procede mediante procedura negoziata, previa consultazione ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, eccetera, eccetera. Procedura negoziata, vedete, quindi c'è una preferenza, quando il valore economico si abbassa, ad andare verso una procedura più snella, più flessibile. Addirittura c'è l'affidamento diretto, e non è la procedura negoziata, è una cosa diversa, nel caso di appalto inferiore sotto i 40 milioni. E qui c'è il problema dello spezzatino. Ora è mezzogiorno e 10, non sto parlando di cucina, ma di una prassi che è nota a chi opera nelle amministrazioni, e che le stazioni appaltanti, per evitare, per accedere alla possibilità anche di affidamenti diretti, spezzettano un grosso appalto in piccoli appalti. Quindi vedete, il tema procedura flessibile e corruzione, pratiche elusive, si avvicina sempre, perché in Italia, quando si vede che un'amministrazione avvia una procedura di tipo negoziato, si pensa sempre a che voglia fregare i soldi pubblici. E vedete, paradossalmente, in Europa, ora bisognerebbe fare un'indagine sulla corruzione degli appalti pubblici in Europa, perché poi noi ci massacriamo, abbiamo questa tendenza al vittimismo, però il legislatore europeo, anzi, stimola la trattativa privata, le procedure flessibili. Principi e garanzie in tema di procedure flessibili. Il principio di flessibilità è controbilanciato da alcuni principi che valgono sia per il dialogo competitivo, sia per la trattativa privata, qui intendo quella procedura competitiva con negoziazione, sia per il partenariato, per l'innovazione. Quindi, divieto di divulgazione da parte delle pubbliche amministrazioni informazioni riservate e discriminanti, o che specularmente prescrivono le informazioni diramate siano abbastanza precise da permettere ai concorrenti di compiere valutazioni più consapevoli. Allora, qui c'è un duplice rischio. Il fatto che l'amministrazione, era quello che vi dicevo, nella negoziazione privata ci sia la possibilità di collusione tra gli operatori, quindi c'è un forte divieto di divulgazione da parte dell'amministrazione informazioni in relazione alle altre offerte. Informazione preventiva: ogni concorrente nella procedura negoziata deve avere la chiara individuazione dell'oggetto e delle successive negoziazioni e della modificabilità delle offerte, nonché delle informazioni che possono essere comunicate ai concorrenti. Queste sono prescrizioni contenute nella norma. Principio di buona fede: questo invece è un principio che ho voluto inserire, che è di matrice giurisprudenziale.
anche i soggetti pubblici, e questo è un TAR del Lazio del 2016, anche i soggetti pubblici, sia nell'ambito delle trattative negoziali condotte senza procedure di evidenza pubblica, sia nell'ambito delle procedure di gara, sono tenuti a improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza, omettendo di determinare nella controparte privata affidamenti ingiustificati, eccetera, eccetera. Questo in realtà, se vogliamo, è una sentenza molto, molto generale sull'obbligo di buona fede, però ci deve essere applicata con particolare attenzione il principio nell'ambito delle negoziazioni, perché io amministrazione o libertà o flessibilità nella valutazione delle diverse offerte, però devo tenere sempre un comportamento di non favoritismo rispetto. Qua si vede molto meglio in questa sentenza. Cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, quindi una scelta ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità si esercita almeno in due momenti: da un lato l'individuazione delle cinque ditte da consultare, dall'altro la scelta del contraente fra le ditte individuate come idonee. Discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni principi quali la trasparenza e la rotazione, per eliminare il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo. Vedremo che stiamo andando lentamente verso la questione della trattativa privata senza bando. Il discorso qual è? Direttamente proporzionale: più aumenta la flessibilità, quindi di ordine matematico, più aumenta la flessibilità, più aumenta l'incidenza di questi principi, che sono la trasparenza e la imparzialità, che si incardina proprio nel concetto della rotazione. Non a caso l'ANAC sul principio di rotazione ha scritto, con riferimento agli appalti sotto soglia, si è incentrata in maniera molto attenta. Principi procedurali: sistemi di negoziazione aperta, il divieto di informazione esclude la cosiddetta trattativa multilaterale, e che vi ho detto invece c'è nell'ambito dell'asta elettronica, c'è una simmetria informativa anche tra concorrenti, quindi una sorta di assetto informativo diverso. Nella trattativa privata e l'amministrazione tratta separatamente con ognuno che gareggia, quindi è un sistema di questo tipo. Integrazione documenti e offerta: proprio per il principio di mobilità, io l'ho chiamato, dell'offerta, nei sistemi flessibili c'è la possibilità di modificare l'offerta, che è un principio innovativo rispetto al sistema a busta chiusa con offerta cristallizzata, al di là del soccorso istruttorio e alla giustificazione per anomalia, che è l'unico caso in cui l'amministrazione, il caso di confronto di contraddittorio sull'anomalia, che una volta era esclusione automatica, il compratore pubblico e l'operatore privato si mettono sul tavolo a discutere dell'offerta, perché è stato dato un valore rispetto a un altro, perché è stato dato un prezzo così basso rispetto a quello medio. È interessante questa sentenza del TAR Lazio. I chiarimenti e persino le integrazioni delle offerte possono essere chieste in specifiche procedurali, quali il dialogo competitivo e la procedura negoziata, dove vi è un dialogo tra stazione appaltante e concorrenti, e i chiarimenti e le integrazioni vengono chieste a tutti i concorrenti, ma al di fuori di tale ipotesi non è prevista una interlocuzione tra stazione appaltante e concorrenti nella fase di valutazione dell'offerta. Vedete, questa sentenza
riassumo un po' la diversità procedurale e solo in questi due schemi procedurali, quindi dialogo competitivo e procedura negoziata, che è la procedura competitiva con negoziazione adesso, c'è una sorta di possibilità, non una sorta, c'è una possibilità di trattare, di modificare l'offerta. Come ho detto, lo schema è sempre offerta iniziale, modificazione, negoziazione, modificazione dell'offerta iniziale e offerta finale. Il dialogo competitivo è un po' diverso perché anche l'offerta iniziale si determina in seguito a un dialogo, però lo vedremo poi. Perdonatemi per il carattere piccolo, ma qui ho semplicemente riportato per comodità vostra, anche nel caso in cui poi vi serviranno le slide, avere uno schema delle norme. La norma prevede una procedura ben determinata, seppure flessibile. C'è uno schema, uno scheletro, un'intelaiatura. Quindi avviso di indizione di gara, il modello deve seguire quello dato dall'allegato 14 del codice. In risposta all'avviso vi è la domanda di partecipazione, che deve pervenire entro 30 giorni. La predefinizione nei documenti di gara, ovviamente anche qui è rinforzato un obbligo informativo da parte dell'amministrazione, deve quantomeno individuare l'oggetto dell'appalto, la descrizione delle proprie esigenze e chiarire le caratteristiche della prestazione. Qui si tratta dei requisiti minimi che tutti i concorrenti devono soddisfare e anche i contenuti minimi dell'offerta. Quindi in linea di massima c'è una informazione su che cosa, sui requisiti minimi dell'offerta, se posso chiamarli impropriamente requisiti, perché requisiti di solito sono riferiti ai concorrenti. La norma vuole che tali aspetti siano messi abbastanza in chiaro perché sia ponderata la possibilità di partecipare. La norma prevede informazioni sufficientemente precise. Espressioni sono espressioni piuttosto vaghe, proprio perché ovviamente nella negoziazione, in una procedura di appalto flessibile, un'offerta iniziale non potrà mai essere precisa, ma come abbiamo visto nel corso del procedimento della trattativa verrà cambiata. Invio dell'offerta iniziale che costituisce la base della successiva negoziazione, quando si reputi che sia giunta a termine la fase della negoziazione, l'amministrazione informa i candidati, fissa un termine per l'offerta conclusiva, proprio come nelle aste. Io sono affezionato anche a questo argomento, nelle aste elettroniche c'è il rilancio continuo, a un certo punto dice abbiamo scherzato, no, abbiamo scherzato per modo di dire, si ferma la competizione e da lì si ritorna al meccanismo di cristallizzazione delle offerte, delle gare rigide, non si può cambiare più nulla, offerta finale e aggiudicazione. Quindi ammissione sulla base, tre fasi, ammissione sulla base dei requisiti, proposizione offerte, negoziazione, presentazione offerta finale. Qui ve l'ho fatto più una macro suddivisione, lì ho ripreso la norma. Dialogo competitivo costituisce una variante della procedura negoziata. La negoziazione precede anche l'offerta iniziale, come vi ho detto prima. Il dialogo, la particolarità che già il punto di partenza è incerto e l'amministrazione con i vari operatori, i venditori, cerca di stabilire quale soluzione sia in grado di soddisfare le sue necessità. Nella fase di dialogo la stazione appaltante mantiene riservo sulle soluzioni e informazioni ricevute dagli altri partecipanti, ritorna sempre il concetto della non multilateralità, quindi della
della trattativa face to face tra il compratore pubblico e l'operatore. I contatti e le proposte proseguono fino a quando non si è in grado di individuare le soluzioni che possano soddisfare le necessità della stazione appaltante. Quando il dialogo si dichiara concluso, si determina un'offerta finale. Qui è un meccanismo identico. Non mi soffermerei troppo, perché ci tengo a parlarmi anche delle altre questioni. Il partenariato per l'innovazione, in cui al 65 è il modello completamente nuovo. Basti dire che a base ci deve essere una determinazione motivata, e quando si può affrontare una procedura di questo tipo è tipica nei casi di prodotti, servizi e lavori innovativi, in cui si tenta di riprodurre un po' la fase di ideazione del prodotto e di realizzazione. Quindi il mercato è immaturo e l'amministrazione cerca un operatore in grado di ideare un qualcosa di nuovo. Come vi ho detto, il meccanismo, la procedura deve rispecchiare il mercato in quel momento di un dato prodotto, quindi si adatta, la fisionomia si adatta a quello che offre il mercato, a quello che è il mercato. La particolarità, a mio modo di vedere, si riscontra più nell'articolo 65,5 di questa procedura. C'è una sorta di possibilità, non solo di rinegoziazione, addirittura di tirarsi indietro da parte della stazione appaltante, che ha avviato un percorso, un partenariato con un dato soggetto, cosa che non c'è, io non ho riscontrato nelle altre norme. Si dice la struttura ha più fasi in questa procedura, fasi che si adattano alla fase di ricerca e innovazione, e ci sono degli obiettivi intermedi, e se non vengono rispettati questi obiettivi intermedi, l'amministrazione può decidere di risolvere il rapporto tra il concorrente che era stato scelto. La frizione, allora, visto che l'ordinamento europeo, come abbiamo visto, spinge verso la procedura flessibile, dove è riscontrata? È riscontrata soprattutto nelle procedure senza bando, dove c'è una restrizione nell'utilizzo delle procedure. L'articolo 63 fa una serie di elencazioni tradizionale, tipica, che prima c'era anche per le negoziazioni con bando, e la decisione di avviare una procedura senza bando deve essere rigorosamente motivata. Qui ho segnalato anche il fatto che l'Unione Europea è restrittiva anch'essa nel caso di negoziazioni senza bando, e qui le elencazioni delle norme. Quando si può scegliere un'opzione di negoziazione senza bando? A parte che abbiamo visto gli appalti sotto soglia, abbiamo fatto un cenno rapido, ma anche quando c'è ad esempio di mezzo il bene o il servizio, coinvolge una creazione artistica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti di proprietà intellettuale. In tutti questi casi è abbastanza spontaneo comprendere che la trattativa può essere affrontata, con uno o pochi operatori. Ipotesi anche di urgenza, eventi imprevedibili dell'amministrazione. Poi nelle forniture di beni, le consegne complementari cui ha fatto cenno il collega prima, e qui vi ho riportato tutta una serie di ipotesi in cui viene confermato l'aspetto per cui la procedura negoziata senza bando
può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria. Attenzione, qui c'è una connessione col tema della programmazione. Non è urgente una fornitura di beni o servizi che l'amministrazione non ha programmato bene. Quindi ci deve essere un'imprevedibilità di tipo oggettivo. Cosa vuol dire questo, non ha programmato bene? Nelle forniture di beni e servizi, soprattutto di tipo tecnologico, c'è una tendenza diciamo, se non viene programmata in maniera puntuale l'acquisizione di beni e servizi di questo tipo, è facile che l'amministrazione si affidi sempre ad un determinato fornitore di beni o di servizi. È la tematica del lock-in a cui prima ha fatto cenno in maniera molto puntuale il collega. E pensate, è una tematica su cui l'Unione Europea è particolarmente attenta, cioè dice: nel momento in cui l'amministrazione fa la programmazione di beni e di servizi, deve far sì che non ci sia una certa dipendenza da un determinato fornitore o di beni o di servizi. Qual è la conseguenza della dipendenza? È il dare contrattativa privata senza bando sempre allo stesso soggetto quei beni e quei servizi. Quindi sono la procedura negoziata senza bando deve essere motivata su eventi imprevedibili che non sono quelli della non corretta programmazione. E lo leggiamo in tutte queste sentenze. Tra l'altro, quelle ipotesi che ho richiamato prima, qui la giurisprudenza dice: interpretatele in maniera tassativa, non vanno interpretate in maniera ampia, ma l'amministrazione deve ricorrere all'ipotesi di trattativa senza bando con il massimo rigore. Nullità del contratto. E qui l'articolo 63,6 dà un'idea di procedura. Questa non è una procedura flessibile, l'articolo 63 ovviamente tratta della procedura negoziata senza bando. Non c'è un'idea di procedura qui, siamo forse al di fuori della procedura elastica. C'è una semplice consultazione di mercato, individuazione degli operatori da invitare, almeno 5 se sussistono in tal numero soggetti idonei. Leggete la direttiva ANAC 26 ottobre 2006 sui contratti sotto soglia, perché badate bene, contratti sotto soglia e trattativa privata senza bando sono argomenti che vanno di pari passo. E allora qual è la problematica sulla quale almeno si cerca di essere più puntuali nei contratti, nelle procedure, nelle trattative senza bando? I criteri che in un certo senso salvano l'imparzialità, che sono il principio di rotazione e il principio in generale di imparzialità. E vediamo che qui l'autorità di vigilanza ha detto molto, anche la giurisprudenza. Secondo una chiave interpretativa, il principio di rotazione comporterebbe l'obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell'appalto alla trattativa senza bando una volta concluso alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima analoga commessa. Un'altra parte della giurisprudenza diceva: ma se non invito quello che aveva l'appalto prima, restringo la concorrenza.
forse una violazione del principio generale di concorrenza, cioè questo TAR a Brescia, però anche le linee guida più recenti si sono orientate sul fatto che l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Quindi, in un certo senso, se io ho affidato una parte e poi conduco una trattativa privata senza bando, il precedente fornitore di servizio dei beni non deve essere invitato. Quindi è qui la tematica del lock-in. Vi indico le linee guida e il discorso a cui aveva fatto cenno il collega. L'ANAC si occupa di come evitare di finire nel circolo vizioso della trattativa privata senza bando. E dice: bene, visto che la trattativa privata senza bando è una deroga alla normale procedura di gara, normale, sia procedure rigide sia procedure elastiche, allora l'amministrazione deve comportarsi in un certo modo per evitare una dipendenza, una subordinazione tecnica rispetto agli operatori. Vi ho riportato il concetto di infungibilità e di esclusività. Quando è possibile utilizzare la procedura negoziata senza bando? L'ANAC dice: quando ci troviamo di fronte a forniture di servizi e di beni ritenute infungibili. Quindi, per infungibilità si ritiene infungibile quel servizio o bene che è l'unico che può soddisfare quella determinata esigenza, un'esigenza che può essere soddisfatta anche mediante un bene o servizio non soggetti a esclusività, cioè a qualche diritto industriale. Qui il discorso è riferito al fatto, alla domanda che l'amministrazione si pone, riferita a un bisogno e alla necessità di acquisire un bene o servizio per riuscire a soddisfare quel bisogno. Per fare questo devo scegliere, sono obbligata a scegliere un determinato bene, solo quel bene o quel servizio? Se sì, ricadiamo nell'ipotesi di infungibilità. Quindi io a quel punto, io amministrazione, posso fare la trattativa privata con gli operatori che forniscono quel bene infungibile, però è una categoria rigida, non può esserci un'interpretazione estensiva. Un bene può essere, può avere ad oggetto un brevetto, e per questo può essere infungibile, ad esempio. L'amministrazione deve acquisire quel bene, può contrattare e fare la trattativa solo con quell'operatore che gli dà quel bene con quel brevetto. Non escluso però che l'amministrazione possa acquisire un bene di uguale qualità e che gli dà le stesse prestazioni che non abbia quel brevetto. A quel punto allora non c'è più motivo di utilizzare la trattativa privata con un solo soggetto, ma si svolge una procedura di gara. Per questo i rimedi quali sono? I rimedi sono l'utilizzo di standard, ed è ovvio che se io acquisisco ad esempio una stampante, io amministrazione, per cui i componenti possono essere solo quelli di una determinata marca, quelli con determinate caratteristiche tecniche brevettate,
è ovvio che io mi orienterò a dipendere da un operatore con il quale ovviamente sarò costretto, anche quando è finito l'appalto di fornitura di quel bene, a trattare anche in seguito, a fare trattativa privata. Quindi nel momento in cui amministrazione acquisto stampante dovrà stare attenta che i componenti di quella stampante sia possibile sostituirli anche con la marca, con una componente che abbia uno standard uguale, non abbia quella determinata specifica tecnica che mi restringerebbe la concorrenza. Quindi quando acquisisco un prodotto devo far sì che anche per la sostituzione di componenti il mercato sia aperto a più fornitori di componentistica. Vedete, capite che la scelta a monte, la programmazione è molto importante qui, e anche nel momento in cui acquisisco ad esempio strumentazione, soprattutto penso a strumentazione tecnologica, hardware, l'amministrazione deve essere in grado, deve fare delle gare a monte che non la rendano dipendente da determinati fornitori. Allora, sugli appalti sotto soglia ho richiamato, per cui vi ho detto che c'è la possibilità di accedere in maniera più immediata alle procedure negoziate, c'è una serie di principi giurisprudenziali cui vi ho fatto cenno, che è importante vedere molto di sfuggita, che principalmente sono quelle del divieto di frazionamento. Quindi sia l'ANAC che la giurisprudenza contabile si sono incentrati sul tema del frazionamento. Per il frazionamento guardate questa determinazione dell'ANAC del 2015, in cui si fa riferimento ai servizi di manutenzione degli immobili pubblici, dove si afferma: le stazioni appaltanti preferiscono talvolta realizzare singoli affidamenti per interventi cosiddetti a rottura o guasto, che mirano principalmente a riparare i beni. La frammentarietà degli interventi tuttavia può costituire un costo aggiuntivo. Qual è ovviamente lo scopo dell'amministrazione che non programma la manutenzione in maniera lungimirante? Lo scopo è fare affidamenti, utilizzare i contratti sotto soglia e quindi accedere più facilmente anche agli affidamenti diretti, evitando i meccanismi di trattativa con gara. Anche qui ci sono sentenze sul Consiglio di Stato in cui si dice gli appalti non possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione della direttiva, cioè alle procedure di gara. Quindi questa sentenza del Consiglio di Stato del 2004, che si rifà al frazionamento artificioso, in cui c'è un'opera unitaria suddivisa artificialmente in più lotti, e questa è una illusione della disciplina comunitaria, che quindi è vista ovviamente con sfavore. Per i contratti sotto soglia vi richiamo la direttiva, le linee guida che vi avevo già richiamato. Ed è curioso come il codice legislatore affidi all'ANAC una funzione di interpretazione sui limiti di procedure derogatorie alla concorrenza, quindi le procedure di negoziazione senza bando, in cui l'ANAC si incentra proprio sul discorso della rotazione e dei principi che comunque possano evitare una collusione tra compratore pubblico e operatore,
e anche sul carattere di infungibilità che ho richiamato prima. Fungibilità che, come abbiamo visto, determina un limite, un confine per quanto riguarda l'adozione delle procedure flessibili. Quindi, vedete, in fin dei conti, anche se il legislatore non è più rigido e limitativo, perché ovviamente riprende la direttiva con riferimento all'adozione delle procedure flessibili, però l'ANAC con le sue linee guida dice sì, c'è una preferenza, oggi è possibile in caso di mercato immaturo adottare le procedure flessibili, anzi sono più efficienti, però attenzione, il concetto di infungibilità è ben confinato e corrisponde a questo, questo, quest'altro requisito. Quindi in un certo senso permane, perlomeno nell'autorità soprattutto che si occupa di corruzione, una certa diffidenza, anche per quelle flessibili di cui abbiamo insomma parlato anche positivamente durante quest'oretta. Quindi ho concluso, vi ringrazio per la pazienza. Dunque, in particolare il discorso è, visto che c'è una, è un nuovo modello ed è stato introdotto da poco, gli orientamenti applicativi sono pochi. La norma, come ho detto, si orienta per un'applicazione, per una limitazione dell'oggetto, cioè stabilisce proprio che è per l'esigenza di acquisire prodotti, servizi, lavori innovativi che non possono essere acquisiti tramite soluzioni già disponibili. In realtà è la soluzione, è lo stesso concetto delle altre procedure. La cosa interessante è, secondo me, anche il fatto che il partenariato può essere stipulato, se dobbiamo trovare proprio dei dati differenziali, con uno o più operatori. Questo in un certo senso è un fattore positivo. Come ho detto prima, poi c'è l'obbligo ovviamente del criterio offerta più vantaggiosa, e l'altra particolarità, anche qui c'è le offerte iniziali, successive, quella finale. La particolarità, io se dovessi indicare quello che mi ha colpito di più, è 65,5, col discorso che è quasi un contratto in cui sì, si ha attenzione alla scelta, ma non ha molto differenza, non c'è molta differenza rispetto al dialogo competitivo, però ci sono delle fasi successive in cui vi è proprio un monitoraggio sull'esecuzione, una possibilità di recesso dell'amministrazione se ad esempio la sperimentazione non va in un certo modo. Dobbiamo pensare quindi ha un'elasticità anche nell'esecuzione, non parlo di varianti, parlo addirittura di un potere di autotutela rinforzato dell'amministrazione che addirittura può recedere. Purtroppo, essendo un istituto nuovo, ma se lei pensa al dialogo competitivo, già quello, si hanno pochi casi e finiti forse anche non benissimo. C'è un po' una considerazione rassegnata che faccio quando analizzo questi istituti, che è la scissione tra realtà e normativa, cioè la normativa fantascienza e la realtà è quello che è, in cui in realtà tutte le linee guida ANAC si incentrano più su problemi di evitare la corruzione, cioè è quasi un inseguimento a indurre l'amministrazione a non rischiare. Tanto parliamoci chiaro, ora lo dico, però ci sono premialità
per il compratore pubblico che utilizza una procedura più efficiente? Forse Brunetta ha pensato a ammazzare più che... ci sono meccanismi più punitivi che no, incentivanti per un compratore pubblico di darsi da fare. Allora, cosa ha fatto il... Poi se notate cosa ha fatto il legislatore? Ha detto, creiamo dei compratori specializzati che almeno sanno fare il loro lavoro, centralizzazione, e se vedete ormai, quindi purtroppo partenariato per l'innovazione vorrei dir di più, ma abbiamo delle armi spuntate, e vi invito comunque a dare magari in Europa forse un confronto più di colleghi che sono più smaliziati con gli altri ordinamenti, potrebbe essere utile, magari se mi scrivete, mi date qualche indicazione, anzi sono ben lieto. Grazie.